parte oggi Montefeltro vedute rinascimentali, l'importante progetto portato avanti dal comune di San Leo per la massima valorizzazione delle ricchezze del nostro territorio. Panorami, scorci, montagne meravigliose che un tempo divennero lo sfondo di alcune delle più importanti opere di Piero della Francesca e di altri grandi autori. Un vero e proprio museo a cielo aperto che mostrerà, grazie alle ricerche di Rossetta Borchi e Olivia Nesci, le due cacciatrici di paesaggi, quelle rupi, quelle colline, quei fiumi dipinti più di 500 anni fa. Un progetto con il quale parte anche una concezione di turismo ed un modo di osservare differente e consapevole. Sabato 23 giugno l'inaugurazione di due punti di vista a San Leo, in località Varco Biforca, e ad Urbania. Oggi si inaugurano delle prime posizioni, dei primi balconi da dove si vedono appunto alcuni paesaggi che sono dietro alcune opere di Piero della Francesca. Ve ne sono diverse nel territorio, andranno indagate, realizzate e andrà concertato una modalità di vendita del territorio, della sua integrale bellezza, anche per accompagnare poi il visitatore, chi è incuriosito, il turista, nel godere, nel stare qua in zona, nel poter apprezzare le bellezze non tanto come un mordi e fuggi, ma come una residenzialità che noi ci auspichiamo avvenga prima possibile, perché di questo hanno bisogno i nostri operatori socio-economici. Alla conferenza stampa di inaugurazione, assieme al sindaco di San Leo Mauro Guerra, il presidente della provincia di Rimini Stefano Vitali, Alessia Morani, assessore alle attività culturali della provincia di Pesaro Urbino, ed il professor Umberto Eco. Questo progetto secondo lei potrebbe essere l'inizio per una nuova prospettiva, e come dovrebbe essere sviluppato? Quali le prime cose da fare per renderlo operativo a 360 gradi? Non chiedere a me, perché non è il mio mestiere, ma il presidente della provincia ha detto: la bellezza è il nostro petrolio, allora bisogna scavare. Grazie mille. Credo che da oggi parta una sfida nuova. Intanto noi sappiamo che la bellezza ce l'abbiamo, la storia ce l'abbiamo, e ci serve in questo momento davvero fare un salto di qualità come classe dirigente di questo territorio e saper sfruttare al meglio, senza rovinarlo, senza deturparlo, questo meraviglioso paesaggio. Quindi è una bella sfida che ci aspetta tutti quanti. Montefeltro vedute rinascimentali non è un progetto solo per San Leo, è un progetto che parte da San Leo, con San Leo capofila in Valmarecchia, ma è un progetto per tutta la vallata e per tutto il territorio. Aggiungerei che con l'ingresso di Pesaro Urbino, della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche, che si aggiungono alla provincia di Rimini e alla regione Emilia Romagna, è un progetto per tutta la vallata del Marecchia, per la vallata del Metauro e per tutto il Montefeltro. E colpo di scena del tutto inaspettato, l'arrivo del direttore di Radio DJ Linus, che da grande sportivo è arrivato da Riccione a San Leo in bicicletta. La giornata è proseguita a Urbania, presso l'agriturismo Pieve del Colle, per la scoperta del secondo balcone, quello che fa da sfondo ai trionfi. Un progetto insieme alla provincia di Rimini, che dimostra anche la capacità di collaborazione in un momento come questo, e di territori che, proprio partendo dalla loro storia, partendo dal Rinascimento, vogliono valorizzare le loro terre. Il fatto che abbiamo in qualche modo individuato i paesaggi che vedete anche qui ad Urbania, che questa mattina sono stati inaugurati a San Leo, che sono i paesaggi di opere importanti di Piero della Francesca, la dimostrazione anche di come i nostri territori siano in qualche modo nel tempo salvaguardati. Il paesaggio è un elemento fondamentale per il nostro territorio, per le Marche, anche in un momento come questo, nel quale proprio economicamente stiamo puntando su un turismo di qualità, un turismo sostenibile, un turismo culturale, che vede
vede proprio le nostre aree interne come elemento fondamentale di grande potenzialità. Questo territorio dopo Firenze è stato il principale territorio culla del Rinascimento e oggi ancora ne troviamo le tracce, quindi è importante questa collaborazione perché dimostra anche grande capacità innovativa e insomma siamo molto soddisfatti anche per questo. Uscire dal concetto del cotto e mangiato, di quella che era lo stereotipo del turismo nella nostra Romagna e avventurarsi anche in quello che è un patrimonio che abbiamo, possediamo, ma nessuno è riuscito a tradurre alla gente di avere, credo che sia un passaggio in più, è un tentativo di crescita rispetto a quello che sono stati gli anni scorsi. Obiettivo fondamentale del progetto Montefeltro Vedute Rinascimentali dei Balconi di Piero è far rivivere ai turisti e tutti quelli interessati il momento, diciamo, emozionale che hanno vissuto i grandi autori del Rinascimento, con chiaramente delle visite guidate. È per questo che abbiamo cominciato a formare un primo gruppo di guide e attraverso l'intervento della provincia di Pesaro Urbino con il Job, che ha dato la possibilità di formare appunto guide turistiche specifiche per accompagnare gruppi interessati ai Balconi di Piero.